Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi trattiamo un argomento molto importante che potrebbe cambiare quelle che sono le sorti del mercato delle criptovalute nei prossimi giorni. Il prossimo 15 di dicembre, infatti, vengono rilasciati i Bitcoin recuperati da uno dei più grandi fallimenti della storia degli exchange delle criptovalute. Vengono dati ai creditori. La domanda è: cosa farà? Faranno i creditori con questi Bitcoin? Li venderanno tutti? Arriverà una massiccia ondata di vendita. Cosa potrà succedere se questo avvenimento si verificherà? Oggi andiamo a rispondere a questa domanda analizzando alcuni dati sui volumi, sugli exchange e facciamo una serie di considerazioni per prepararci a quello che potrebbe avvenire. La vicenda Mongox è molto comune nel mercato delle criptovalute. Valute, ma chi è nuovo giustamente non la conosce. Ragazzi, quello che è successo nel 2014 è stato un hacking, oppure non si capisce se è voluto o non voluto, comunque il fallimento di un exchange tra i più grandi che esistevano ai tempi, il più grande che c'era nel 2014. Sono scomparsi una serie di Bitcoin, poi sono stati prelevati di nuovo, c'è stata una grande causa con il fallimento in corso. Insomma, 150.000 Bitcoin verranno rilasciati ai creditori di Mongox dal 15 di dicembre. È una cifra incredibilmente grossa, ragazzi. Ci sono delle considerazioni da fare molto importanti. La prima è chiederci: cosa faranno i creditori di Mongox? Li venderanno sì o no? Nel 2014 chi aveva i Bitcoin sul exchange Mongox li ha visti perduti, insomma si trovava un controvalore in Bitcoin di pochi dollari, perché Bitcoin nel 2014 valeva intorno ai 500-600 dollari, 700, oscillava in maniera vertiginosa, ma in sostanza, ragazzi, valeva proprio pochissimo rispetto ai prezzi attuali. C'è una considerazione da fare relativamente al costo-opportunità di chi si ritrova questo arrivo, questa entrata straordinaria e deve decidere cosa fare, se tenerli oppure andare ad approfittare dei prezzi attuali di Bitcoin vendendoli con un profitto abnorme rispetto a quello che aveva ai tempi. Magari queste persone vanno a vendere effettivamente Bitcoin per prendersi questo profitto. C'è anche da dire però che come controparte non tutti i Bitcoin di questi creditori verranno recuperati, ma solo una piccola parte, molto di meno di quello che effettivamente erano. Ciò significa che in sostanza, se io avevo 10 Bitcoin, me ne danno più o meno 2. La percentuale infatti è intorno al 20%, un po' meno, il 10-17%, ragazzi, perché anzi vi faccio vedere direttamente su sul sito di Cointelegraph: 860 Bitcoin totali, 860.000 chiaramente, e ne verranno restituiti 140.000. Anche se i creditori ricevono i loro Bitcoin, non li ricevono mica tutti, ne ricevono un 20%. Moltissimi potrebbero quindi pensare di tenersene un po'. È probabile che alcuni di loro decidano di tenersi almeno la metà di questi Bitcoin e magari venderne una parte. La vendita di una parte di questi Bitcoin, secondo me, è una cosa che ha una probabilità molto elevata di verificarsi, quindi la terrei in conto. L'altra metà magari sarà tenuta in portafoglio e venduta poi con calma. Saranno comunque venduti 70.000, 100.000 Bitcoin. Quindi il problema è: ce la fa il mercato delle cripto a reggere una vendita così? E c'è una piccola variabile che dobbiamo rigorosamente controllare, ragazzi. Adesso vi faccio vedere dei grafici, vi faccio vedere i livelli di volumi negli exchange per farvi capire la proporzione, quello che potrebbe significare una cosa del genere. Ma alla fine, fra un po', ragazzi, vi faccio anche ragionare sulla considerazione di un evento che potrebbe capitare, evento Cigno Nero, che effettivamente andrebbe ad enfatizzare una fase ribassista pericolosissima per i mercati delle cripto, per Bitcoin, perché da un evento particolare si potrebbe innescare una vendita a catena. Allora dobbiamo chiederci: i volumi degli exchange, quelli del mercato spot, non quelli dei derivati, riuscirebbero a reggere un flusso di vendita importante di questi Bitcoin? Cioè, nell'order book, gli acquirenti, chi vuole comprare,
c'è all'interno dell'order book in modo tale da tamponare queste massicce vendite. Andiamo a guardare quello dei volumi, ma poi ne guardiamo anche un altro. Questi sono, ragazzi, i volumi di Bitcoin spot relativi a questi exchange, che sono i più importanti in questo caso. Quindi abbiamo Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, eccetera. Sono quelli in sostanza che fanno i maggiori volumi. Quello che vediamo qui è il volume in dollari. Quindi, se vogliamo più o meno ragionare in termini di Bitcoin, dobbiamo dividere questa cifra, che sono 2 miliardi e 563 milioni, diviso l'attuale valore di Bitcoin, che è circa 18 mila dollari, più o meno 140 mila Bitcoin di trading volume. Sono stato un po' in dubbio relativamente a questi dati, se fossero effettivamente quelli di Bitcoin contro USD, perché il problema di questi creditori, se vanno a vendere, non vanno certamente a vendere in altre altcoin. Vanno a vendere un USD/USDT, cioè escono completamente dall'investimento. Perciò sono andato poi sul sito di CoinMarketCap, ragazzi, analizzando più o meno a campione quelli che sono gli exchange più importanti. Vediamo Binance, per esempio, in questo caso solo la categoria spot, non guardiamo i derivati, fa 72.000 BTC, come volume 24H. Quindi, in sostanza, se poi andiamo a mischiare, a inserire tutti gli altri più grandi, dovremmo arrivare più o meno a quella cifra. In pratica, ragazzi, abbiamo trovato un valore molto importante, cioè il valore di scambio dei volumi di Bitcoin contro USDT. Ce la fa la rete, ce la fa il mercato di Bitcoin a reggere una vendita dei Bitcoin dei creditori di Mt. Gox, che dovrebbero essere circa 100.000 Bitcoin? Abbiamo già un'indicazione. Se massicciamente tutti i creditori di Mt. Gox vanno a vendere tutti i loro Bitcoin in una giornata, in uno stesso momento, il mercato non ce la farà a reggere questa ondata, perché una vendita di 140.000-100.000 Bitcoin tutti insieme, con un scambio giornaliero di 140.000 nell'intera giornata, comprese gli acquisti, non solo le vendite. In quel caso, ragazzi, succederebbe una catastrofe. Il mercato enfatizzerebbe questo atteggiamento. Intanto vedremo i prezzi di Bitcoin scendere in maniera notevole, ma almeno all'intorno del 10%, e dopo una serie di situazioni del genere si innescherebbe il cosiddetto panic selling. Ecco, poi è quello il mio dubbio, il grande problema, il grande dilemma che vi volevo dire alla fine di questo video, ragazzi. Allora, c'è un atteggiamento che si potrebbe innescare se nella giornata del 15-16, quindi subito dopo il 15-16 di dicembre, inizieremmo a vedere una serie di movimenti ribassisti di Bitcoin, si innescherebbe una spirale a catena di panic selling. Questo panic selling deriva proprio dalla conoscenza di questa informazione, dalla paura che molti investitori potrebbero avere proprio a causa di questa particolare situazione. E quello significherebbe che non solo i 100.000 bitcoin degli investitori di Mt. Gox, perché abbiamo detto che una parte se li tengono ancora, non solo quelli verrebbero venduti, ma anche quelli degli speculatori e di chi attualmente è già nel mercato e ha paura di questa situazione. Immaginate un po' quello che si potrebbe verificare da una situazione del genere: una spirale ribassista, un flash crash di Bitcoin. Questa cosa, ragazzi, va tenuta in considerazione. Mi spiace dirlo, però l'evento cigno nero panic selling si potrebbe verificare nel momento in cui si vedono gli inizi di una increspatura, diciamo, di una crepa in questa fase rialzista del mercato, già un po' titubante negli ultimi giorni, e proprio nella stessa fase, nello stesso periodo, si va a configurare una sorta di speculazione ribassista dovuta alle cose che vi ho detto. Non è una bella notizia, lo so, ragazzi, però poi alla fine dobbiamo fare anche le nostre conclusioni. Abbiamo visto che in sostanza i rischi ci sono relativamente a questo periodo particolare, ragazzi, però dobbiamo anche poi porre l'attenzione su quella che è la probabilità che si verifichi un evento del genere. Intanto, cosa dobbiamo andare a guardare per capire se sta succedendo un evento catastrofico?
Ovviamente i prezzi, ragazzi, non c'è soluzione a questa cosa. Andiamo nei giorni dopo il 15 di dicembre a tenere monitorati gli exchange più importanti. I vestitori di Mongox quasi sicuramente venderanno i loro Bitcoin su tutti gli exchange, quelli che abbiamo visto più o meno in questo video. Ma a parte questa vendita che avverrebbe smistata, c'è anche da dire un discorso. Gli investitori, in questo caso di Mongox, sono dei retail, ragazzi, quindi in OTC non possono andare. Cosa sono gli OTC? Mercati over the counter, che significa che vengono scambiati al di fuori degli exchange. Purtroppo in questo caso non sarà così. La probabilità però che gli stessi creditori di Mongox vadano a vendere tutti insieme nello stesso identico momento non è molto alta, ragazzi. E poi ho una riflessione che a mio avviso è molto importante e vorrei sapere anche cosa ne pensate voi di questa idea. Io credo che tutti gli investitori di Mongox che nel 2014 avevano i Bitcoin sono ancora dentro il mercato, probabilmente su altri exchange li hanno comunque i loro Bitcoin. Quasi tutti quegli investitori, secondo me, sono rimasti nel mercato perché sono gli early adopters di Bitcoin, cioè sono quelli che avevano Bitcoin negli anni immemori, quando veramente valeva poco, che avevano creduto in questo strumento tantissimi anni fa. È difficile che questi investitori, ragazzi, siano spariti, non abbiano mai più comprato le cripto e siano andati in vacanza, diciamo, e stanno aspettando ora per vendere questi loro Bitcoin. Quasi sicuramente avranno già i loro Bitcoin, li avranno ricomprati dopo la storia di Mongox, quindi l'idea è questa. Se sanno già quanti Bitcoin gli vengono restituiti, probabilmente quelli che volevano vendere lo stanno già facendo, vendendo quelli che avevano in portafoglio. Io la vedo così. Secondo me una buona fetta di questi Bitcoin di Mongox può essere che siano già stati venduti dopo questa news, oppure semplicemente chi holder, ragazzi, hanno iniziato a togliersi qualcosina dal portafoglio se volevano venderli, perché sanno che dal 15 gli restituiscono questi Bitcoin. Come la vedete voi? Cioè, che ne pensate di questa idea? Ovviamente è solo un'opinione, non ci sono dati al riguardo, ma io credo che la probabilità di assistere a un panic selling dovuto alla situazione di Mongox non sia effettivamente molto elevata. Certo è che un occhio di riguardo ai grafici dal 15 in poi non mancherà, ragazzi, anche sul canale. Perciò, ragazzi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, su coi pollicioni come sempre. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!